L'amministrazione comunale ha fatto diversi lavori nelle scuole per la sicurezza dei bambini. Cosa è stato fatto? Il primo sull'elementari, qui le elementari Guglielmo da Volpiano e le materne Arcobaleno, dove sono stati fatti lavori come questo dove stiamo facendo questa intervista, cioè una copertura antitrauma al di fuori delle materne per consentire ai bambini che prima avevano una superficie mista, cemento, erba, gradini, spigoli, adesso è tutta regolarizzata per impedire al minimo le possibilità di incidente, diciamo così. E poi tanti altri interventi invece legati al risparmio energetico, come la sostituzione degli infissi, oppure alla sicurezza, come la palestra delle elementari che è stata totalmente rifatta, sia nei bagni, nei pavimenti, nelle superfici di gioco e di allenamento, anche per le società che nei periodi di chiusura della scuola la utilizzano nelle ore pomeridiane, l'uscita di sicurezza soprattutto che dà verso l'esterno, tanti altri interventi che riguardano semplicemente la rinfrescatura delle aule, la sostituzione delle porte interne, dei vetri, quindi tanti tanti interventi di manutenzione straordinaria di questo plesso e anche invece sul plesso delle medie, negli anni scorsi la sostituzione degli infissi sempre per avere il taglio termico, per avere un risparmio energetico, legata ai tendaggi, alla sostituzione degli infissi della zona palestre. E così, ce ne sono veramente tanti, magari di piccola entità economica, però tutti necessari e la verità è che nonostante sono stati tanti gli interventi, le progettazioni e gli intenti dell'amministrazione sono ben oltre questi interventi. Come ben sappiamo, noi chiediamo degli spazi finanziari per poter fare queste opere, appena li otteniamo partiamo. I tempi nella pubblica amministrazione, agli occhi, diciamo, di chi meno ne è esperto, sembrano essere assolutamente insensati perché fai le richieste all'inizio dell'anno, in primavera c'è tutta una diciamo così, corrispondenza tra il Ministero e l'ente e il Ministero magari te li dà in piena estate e quindi guarda caso quando inizia la scuola ci sono i cantieri. La gente dice ma perché fate queste cose davanti? Perché purtroppo o li fai così o non li fai. E nonostante questo io ringrazio sia le imprese sia gli uffici che sono riusciti a fare queste opere in periodo di apertura dell'anno scolastico. Quindi questi interventi, oggi che siamo l'ultimo giorno di scuola per le materne, sono terminati. Sono stati fatti mentre le scuole erano aperte, ma non c'erano altri modi per poterlo fare. Un'amministrazione come la nostra che sostanzialmente non ha debiti, ha crediti anzi, e molti soldi con progetti pronti e sempre in attesa di poter avere la possibilità di spendere per poter fare tante altre cose che sono lì da anni o sono richieste che gli insegnanti, i genitori e noi stessi vediamo da fare in queste scuole. La cosa importante è sperare che sempre che ci vengano concessi gli spazi, perché se no le cose si fanno e devo dire anche nelle ultime realizzazioni si fanno abbastanza bene. Scuole oltretutto dotate di wifi, di lavagne elettroniche, di tutto quello che è necessario. Ma certamente, qui diciamo che non è da adesso, io non ero sindaco 4 anni fa, ero assessore, non sono stato per 10 anni, l'attenzione verso il wifi a Volpiano, sono più di 10 anni che c'è dei punti di wifi pubblico, nelle scuole c'è anche qua da parecchi anni, le LIM, oltre alle prime LIM che furono date una per plesso scolastico dal Ministero, molte altre sono state comprate sia dall'amministrazione sia dalla scuola stessa. E diciamo che siamo qua, abbiamo fatto la visita di un plesso come quello delle elementari, diciamo che ce ne sono anche parecchie già qua. Sicuramente l'obiettivo è quello di cercare di andare a colmare in modo che tutte le classi ce l'abbiano, ma non mi sento di dire che insomma, ci sono delle situazioni molto peggiori di queste, ecco. Quanto è stato speso per le scuole, almeno negli ultimi anni? Bah, diciamo che le scuole hanno fatto la parte del leone, anche perché quando si fa una richiesta per poter avere la possibilità di spendere, specialmente nell'ultimo anno, viene chiesto esclusivamente per questa diciamo, voce di spesa. In questo plesso dove ci troviamo, a partire dai primi interventi di quando, almeno mi ricordo io che ero in amministrazione, posso dire che se non 7-8 milioni di euro sono stati spesi in questa scuola, che è una scuola molto grande, sono più di 5.500 metri di superficie di tetto, solo per dare un'idea, e quindi gli interventi sono stati veramente tanti. Nel corso del tempo si può dire che quasi ogni pezzo che si vede in queste scuole è stato rifatto. È logico che per un'amministrazione fare dei lavori all'interno delle scuole
non è, diciamo così, il massimo dal punto di vista dell'immagine, perché è più facile magari con molti meno soldi fare delle cose all'esterno, strade, piazze, queste cose qua. Si sono fatte anche quelle, per carità, però chi fa l'amministratore deve pensare che lo fa perché ha un solo concetto, la responsabilità. Quindi prima ci sono le scuole e poi ci viene tutto il resto, perché ci stanno i bambini. Poi non esistono le cose sicure al 100%, qualcuno si fa male, ma tutti noi da piccoli abbiamo corso, ci siamo sbucciati un ginocchio, per carità, però cercare di farli vivere in un posto più sicuro sicuramente è il primo intento che ci deve essere, anche se questo lo vedono solo i bambini, solo le maestre, solo i genitori, ma non è così visibile da tutti i cittadini all'esterno. Cosa avete ancora in programma di fare? Ma dal punto di vista progettuale veramente c'è di tutto. Noi abbiamo già da qualche anno, era anche parte del nostro programma elettorale, la ricostruzione di un terzo plesso nella zona di via Padova. Diciamo che non ce n'è ancora l'urgenza, era un lavoro di prospettiva. Purtroppo nella pubblica amministrazione italiana si è passati da un concetto di programmazione e di prospettiva a un concetto di emergenzialità sempre, ma fortunatamente le dinamiche demografiche fanno sì che le nostre scuole non abbiano quella pressione in cui a tutti i costi bisogna trovare una soluzione. Noi non abbiamo né doppi turni né niente, ci sta quando c'è la necessità di fare una classe in più all'interno negli spazi delle stesse scuole, fino adesso si è trovata una soluzione. È logico che se non ci fossero i limiti non dovremmo neanche andarci a indebitare troppo, perché la scuola nuova ce la potremmo costruire semplicemente con le risorse che già abbiamo.